Rispondo a una domanda che mi viene fatta sul forum. Una persona che, avendo conosciuto le intenzioni di un diacono che ha una propensione ad entrare in clausura, mi chiede che ne penso della clausura. Ebbene, personalmente credo che ciascun uomo ha sempre un po' la tendenza a stare in clausura, nel senso che si chiude nella propria realtà, perché quanto più incontra se stesso, tanto più si può mettere in relazione agli altri. Quindi tutti siamo chiamati alla clausura. Per quanto riguarda invece la clausura monastica, e allora io personalmente penso che ci sono delle persone che si realizzano in questo modo, altre si realizzano nella attività, ma anche quelli che si realizzano nell'attività non possono prescindere dal fatto che l'azione debba essere un derivato della propria maturazione. Se una persona agisce l'attività, allora ha una sua valenza se la persona si esprime nell'atto umano. Se invece fa le cose senza il nesso con il profondo della propria personalità, si trova ad essere prigioniero di se stesso. Non si può giudicare sulle scelte di un'altra persona. Io personalmente colgo che Gesù è sì stato anche in clausura, l'esempio simbolico del deserto significa che Gesù ha avuto il tempo di stare in meditazione profonda con se stesso e solamente allora quello che ha fatto ha acquisito il suo valore profondo. Quindi il mio pensiero è che non si può giudicare, ma tutte le persone sono fatte per la clausura, tutte le persone sono fatte per l'azione. Ci sono due sorelle che ci danno l'esempio di questa realtà, Maria e Marta. Marta invitò Gesù a cena e Gesù andò a casa. Marta si diede da fare per preparare il pranzo. Maria si soffermò a parlare con Gesù. Marta, un po' deprivata della presenza di Gesù, intervenne: "Maestro, ma non ti importa che Maria mi abbia lasciato solo in cucina, dille che mi venisse a dare una mano." E Gesù le fece notare: "Marta, Marta, tu ti inquieti e ti affanni per mille cose, ma una sola cosa è necessaria. Maria ha scelto la parte migliore." E perché ha scelto la parte migliore? Perché Maria faceva quello che voleva. Marta invece stava in cucina, ma non voleva stare in cucina, voleva stare a parlare con Gesù. Ecco perché è importante che chi va in clausura non lo faccia per fuggire dagli altri, ma lo fa per avere un momento di profonda interiorizzazione per poter collegare la propria vita solidarmente con la vita di tutta quanta l'umanità. Se non c'è questa finalità, la clausura è un isolamento, è una fuga dalla realtà.